sleep because the party don't stop. So put your hands on me and turn me on, turn me up. Ciao a tutti, se mi seguite su Instagram sapete già di cosa vi sto per parlare, se non lo fate tranquilli che vi spiego tutto, però vi invito ad andare a seguirmi. Su Instagram e su YouTube in questo periodo molti fotografi e videomaker stanno lanciando delle challenge da fare in casa per poter passare un po' il tempo e divertirsi. Da un po' di tempo ne volevo lanciare una anche io per cercare di coinvolgervi un po' e creare un po' di legame fra di noi, quindi dopo averci ragionato un po' eccomi qua. Quello che avete visto all'inizio è il video che ho realizzato per partecipare a questa sfida e adesso vado a spiegarvi come funziona. Volevo una canzone ad hoc per questa challenge in modo tale da non avere problemi di copyright e così che potessimo utilizzare tutti lo stesso pezzo. Ho chiesto quindi aiuto a Morgan J, che è stato super disponibile e mi ha creato la canzone. Se non lo conoscete andate a seguirlo perché è molto bravo, vi lascio nella descrizione il link al suo Instagram e al suo Spotify. Come potete intuire dal titolo, la challenge è basata sulle transizioni, in particolare le transizioni in camera, che sono quelle che dovete realizzare voi facendo dei movimenti di camera all'inizio e alla fine delle clip. Le regole della challenge sono molto poche, può partecipare assolutamente chiunque abbia piacere a farlo, non è necessario che tu sia un videomaker. Dovete usare la canzone che trovate nel link Dropbox in descrizione e dovete crearci sopra un mini video b-roll che deve essere strutturato in due parti. Nella prima parte della canzone dovete fare un'inquadratura che parte dal nero e va a mostrare un oggetto a vostra scelta, può essere assolutamente qualunque cosa, e mantenere l'inquadratura su di esso. Dal drop invece dovete partire con le transizioni. Potete farne quante e come volete, l'importante è che siano tutte fatte in camera e non in post-produzione e che siano possibilmente a ritmo con la canzone. Una volta che avete montato questo mini video b-roll di 16 secondi dovete caricarlo su Instagram o su YouTube taggandomi e mettendo l'hashtag GC Transition Challenge. Se per qualche motivo vi vergognate a caricarlo online potete mandarmi un DM su Instagram e ci accordiamo su come farmelo avere, probabilmente con un WeTransfer o via mail, e se volete potete anche rimanere anonimi. Io mi sono concentrata su un'unica location ma voi potete tranquillamente cambiarla ad ogni transizione, come potete utilizzare un solo oggetto oppure ogni volta farne vedere uno diverso, fate assolutamente come preferite. Come ho già detto nelle storie su Instagram non ci sarà un vincitore, la challenge è fatta solamente per divertirsi, avete tempo per partecipare fino al 10 aprile. Dopodiché raccolgo tutti i video che avete caricato o che mi avete mandato e li unisco in un unico video qua su YouTube dove ve li faccio vedere. Spero che questa challenge possa divertirvi, possa farvi passare un po' queste giornate, almeno qualche ora. Se siete alle prime armi non preoccupatevi, se siete già bravi divertitevi e basta. Detto questo spero che partecipiate in un po', vi invito a lasciare un like a questo video, a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram dove potete sempre rimanere aggiornati su nuovi video e nuovi progetti.